Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati con la parte numero 6 del Let's Play di Anepic. Per la prima volta in questo Let's Play sto registrando questa parte subito dopo aver registrato quella di prima. Quindi se nella quinta parte mi avete scritto suggerimenti o modi per andare avanti, io non li ho letti. Quindi dovevamo cercare il legno e dovevamo esplorare le miniere. Cioè, dobbiamo finire. Abbiamo finito la parte scorsa io che mi cagavo in mano per colpa di un serpente random, come se fosse la prima volta. Allora, c'è una stanza in cui volevo entrare. Sandokan, Sandokan. Vai giù. Ops. 10 sono stato. Sì, 10 sono stato. Olè. Allora, a sinistra ci sono stato. Oh, grazie, ascensore. Volevo finire lì. Ma come faccio? Allora, iniziamo ad andare di qua. Ma che palle, ma qui è pieno di serpenti. I bruchi. Vieni qui, vieni qui. Un altro. Un altro ancora. Critico. Cosa c'è qua? Cos'è? Un negozio? È un negozio quello a destra. Ma vaffanculo. Questa era stronzissima. Questa era stronzissima. Lingua di serpente. Oh! Perché non si può colpire due nemici con una spada solo? È brutto. Pozione di corpo etereo, Dio. Perdono fisicità. Questa sembra ormai ti attraversare come se fossi fatto di nebbia. Ah, però non posso fare male neanch'io, lol. Però è figata. Saliamo di qua? Oddio. Cos'è? Bumbambu e tono, salute a te piccolo cliente. Bumble tonno, salute ragazzone. Mio nome è Ubuntu, grande guerriero della tribù Wakati. Io mi chiamo Livingstone. Cosa? Che ci fa un guerriero africano qui? Grande Dio Shikaka manda Ubuntu al castello. Capisco, ma sei umano, vero? Assomigli agli africani del mio mondo. Io no, umano. Io grande guerriero della tribù Wakati. Bella collezioncina d'armi. Hai qualche campione gratuito? Ubuntu non dà, Ubuntu vende. Ok, fin qui. Compra, armi. Ascia a mano, necessario livello 3 nasce. Minchia. Quanti soldi ho? 74. La prendo. E se ti volessi vendere, amico? E se ti vendo la spada a corta del guerriero? E se ti vendo la lancia leggera? E se te ne vendo un'altra? Ah, ma si può anche usare il martello del fabbro, figata. Però non la vendo perché mi serve per la missione. Chissà, magari se la vendo non posso più finire la missione. Sarebbe una cosa epica. No, in realtà sarebbe terribile. Questa la posso vendere. Questa la posso vendere. Questo? No, questo è quello che sto usando adesso. Un piccolo zappiro, figata. Ottimo prezzo, 26. Facciamo che vendo questa. Non posso. Ah sì, ok. Cioè, ho sentito lag. Perché la descrizione in inglese? Senza magico bisogno. Vediamo. Che schifo. Il lanciarazzi non lo uso, potrei capire. Mutande elfiche. Ma perché gli danno così tanto per delle mutande? No, io le tengo le fiale vuote.
Allora, sì, credo di aver potuto, credo di aver venduto il vendibile. Non c'è tipo un comando che ti ordina l'inventario. Intanto equipaggiamoci questo al tasto 1. Ah, non posso perché c'è equipaggiata, allora equipaggio. E poi la segna al tasto 1. Ottimo. Così ora posso vendere la spada che avevo prima. Però boh. Sti cazzi, sì, dai. Avevi anche qualcos'altro che mi interessava. Un pugnale largo. Bello questo. Vediamo armatura. Trapuntata. Merda. Armatura di pelle leggera. Questo qui protegge più dalle cose fisiche, ma questo qui più dalle cose magiche. Compro questo. Io inizio a comprare l'arco corto, tanto so già che prima o poi lo potrò usare. Pugnale largo l'ho già comprato. Oddio, non mi ricordo. No, non l'ho comprato. Eccolo qua, l'armatura. Oddio! Perché è nudo mentre si veste? Oh, che brutta scena! Pugnale largo. Mi piace fare shopping negli RPG. Vendi, vendi. No, ho venduto cosa? Vabbè, fa niente. Vendi questo. Vendi, vendi. Segnato a sto rapido. Quante frecce ho? Mi conviene comprarne un po'. Ma sì, dai, tanto io sono ricco. Salve signora. Saluto a te, giovane straniero. Benvenuto. Il mio nome è Fedora. O Fedora. E sono la grande incantatrice da Gelida. Cosa vuol dire? Minchia, sei buona. Ti sbagli, non sono come sti. Ma cosa? Ma posso venderti i miei oggetti magici. Ehi, ti va di schiacciare? No, no, ma. La pianti. Oggetti misti. Pergamena di teletrasporto alla miniera. Interessante. Però no. Ricette. Cetta per pozioni di forgia del. Di forza dell'ogre. Pozioni. No. Facciamo di no. Facciamo che saltello via dal negozio. Guardate i salti di quest'uomo. Beh dai, è stato bello fare shopping. È stato molto stimolante. Ah, sono a metà di livello, Marrano! Tu no! Sono al sicuro? Vabbè. Dunque, come al solito potenziamo spada. Archi, finalmente posso usare quell'arco lì. Ah sì, la costituzione, dimenticavo. Sempre va aumentata. Armatura, ovviamente. Per cosa aumento? Le lance o i pugnali? Le lanci, visto che contro un sacco di serpenti. Quindi ora posso equipaggiarmi l'arco. Quindi ha segnato sto rapido. L'arco è il 4. Perfetto. Guarda come saltellami. Adesso faccio un backstab. Minchia, velocissimo il pugnale! Madonna! È qualcosa di velocissimo. Guardatemi. È bellissimo. Adesso aspetto che si giri così faccio il critico del drago. Muori, Marrano. No, è bellissimo sto gioco, ragazzi. E vai. No, perché è blu? Oddio. Blu stavolta. Infligge danno aggiuntivo agli orchi, attenzione. Però mi tengo quell'altro, preferisco. Ok, quindi qui non c'era niente di stimolante a parte il negozio. Usciamo. I think I'm about to die to a needy maokai.
quindi. No, è appena arrivato l'ascensore, mi serviva. Vabbè. Aspettiamo che arrivi. No, è stupida come cosa. Andiamo, va. Ah, lo sapevo che c'era un serpente. Ah, poi lì non c'è niente, quindi fantastico, proprio per trollare. Dove sono? Ah, sono qua sotto, perfetto, dove volevo arrivare. Ciao amico. Ehi, ma che bella bimba, perché piangi? Ma un cane cattivo ha preso la mia bambola. Un cane cattivo? È molto grosso? Sai, alto una decina di metri, contrateste, tipo quello di Harry Potter. No, è un cane piccolo ed è scappato in quella porta. La sua casa è buia e io ho paura di andarci. Un piccolo mordichiappe. Sai cosa? Mi stanno veramente sulle scatole i topocani, ma questa volta non ci sarà un padrone a difenderlo. Questa me la godo proprio. Tranquilla bambina, ti riporto la bambola in un battibaleno. Recuperare una bambola? Chi ha in testa? Non vedi che questa ragazzina non può difendersi? Ammazzala, ammazzala! Davvero, Zera, tu non farla merda. Pozione di cura minore, attenzione. Perché sto morendo? Perché lì dentro mi fa male? Ora, seriamente. Mi conviene andarmene. Allo, aiutami! Ok, lì in quella stanza c'è qualcosa che non va. Ora qual è il problema? Ma tipo se mi butto qui e atterro in fondo, che succede? Non lo voglio vedere. Preferisco far Sandoka. È bellissimo. Tan taran tan, tan taran, è fantastico. Muori. Occhi di serpente. Paura. Ah, vado a scendere ancora di più. Oddio, ma qua in realtà non ci sono mai stato. O sì, o no. Oh, boh. Ah sì, sono stato prima quando sono caduto da mille piani. Ok, capito. Quindi prima magari. Oddio! Ancora quei cosi! Prendi la spada, ragazzo. Da... Morirete tutti. Pensavo mi schiacciasse il coso. Allora, dove andiamo prima? Sinistra o destra? Destra. Ma qui si può andare. Oh merda. Quindi. Boom. Non vedo niente. Ok, ci vedo già meglio ora. Fatti sotto! Minchia, veloci. Bellissimo sto gioco, ragazzi, mi sono innamorato. Oh! E là, bello! Ah, alto e forte, sei un buon candidato. Candidato? Per cosa? Per ingravidare donne! Ti ha scambiato per un cavallo da monta. È la stagione dell'amore per queste stupide creature. Le femmine si chiudono nelle loro camere da letto mentre i maschi combattono per diventare il maschio alfa. Sicuramente c'è un campione che sta aspettando di combattere per l'onore di indossare l'organ. L'organ?
L'organo è il sacro totem della fertilità di queste creature. È patetico. Lo stallone lo fa vedere alle femmine in calore e queste impazziscono. Come puoi immaginare uno spettacolo ridicolo e disgustoso? Capisco. E col tizio crede che io sia venuto qui per schiacciare un paio di femmine in calore? Che stupidi. Sì, che stupidi. Io mi schiaccio un po' di ragazze a gratis, che stupido. Assurdamente stupido. Dovresti vedere il disappunto sulla sua faccia non appena rifiuta il suo invito. Lo straniero accetta la sfida? Certamente, dove sono le pollastre? Vai attraverso quella porta e poi giù. Ma cosa? Perché gli stai mentendo? Non è una bugia, ciccio, vado a prendermi quel totem e a divertirmi un bel po'. Cosa? Ma perché? Non ha senso. Perché stai facendo questo? Perché sono arrapato, ok? Sono più arrapato di un cinghiale. Non mi ricordo neanche l'ultima volta che ho fatto sesso. E poi posso fare sesso a gratis e con tante donne contemporaneamente. Sei così lussurioso. E poi non sono neanche della tua razza. Sono mostri. Aberrazioni della notte. Che razza di essere depravato sei? Ma hai sentito il detto un buco è un buco? Oppure in guerra ogni buco è trincea? Questa me la godo. Addosso! Facciamo che questo lo facciamo dopo. Prima esploriamo la sua stanza, ok? Ora, adesso sinceramente, vorrei non dover aver bisogno di censurare qualche pezzo di Nenè Epica, anche se non credo sarà necessario. Aia. Non vedo un cazzo. Belle che le lance a terra erano dritte perfette. Probabilità di critico con le lance. Io adoro i critici, ragazzi, dovete saperlo. Dov'è il legno? Che palle. Oddio, ma guardate in basso a destra, femmine fecondate. Ma veramente? Non ho parole. Non ho proprio parole. Ma quanto è questo a proposito? Quella del cane, questa qui delle pollastre? Sono diventare realtà. Posso intristirmi un po'? Yai! Bello, si sono spawnati i mostri. Dove sono i miei critici? Voglio fare super critici. Facciamo così. Ok. Una porta! Una di quelle porte... Cos'è questo rumore che ho sentito? Posso entrare anche da qui sotto? Sento un rumore, ragazzi. Ah, i pipistrelli! Immaginavo fossero loro. Però non li vedevo. Vabbè, capitano ovvio. Basta questa senza rossa, non so più dove tenerla. Pezzi di merda. Non li vedo. Dai, basta. Posso traghettarli, figata. Sento un serpente. Ok, ragazzi, facciamo una bella cosa. Tiro con l'arco. Aia. Non li posso prendere con le frecce. Cheater. Minchia. Si può andare ancora più sinistra. Intanto apriamo qui. Ole. Che porta è? Ok, questa qua sotto. Ci stava. Camperone. No. Ho fatto un critico! No, ho sbagliato. Un nemico che dorme. Tempo di critici! Ok, basta. C'è una porta. Forse è una porta. Cos'è
Cos'è quella luce verde? No! Non potete arrivare fin qui. Ok, adesso mi diverto. Ma si curano quelli. Sprecherò tutte le mie frecce, ma... Guarda che critici, ragazzi. Ok. Guarda la mia barra di esperienza come sale. Questa è la serratura per... Cosa? Ho usato la chiave delle miniere, di nuovo? Spero, non ci sto capendo più niente. Troppe... siamo ai 21 minuti. Finisco di esplorare la stanza, poi termino la parte. Cos'è qualcosa? C'è una vena di piri... di ferro qui. Peccato che non sia vero oro. Aspetta. Bello. Fantastico. Aveva detto qualcosa riguardo al ferro e al legno, quel coso. Aspettate che rileggo una cosa, poi giuro questa cosa qui per terminare la parte. A grande fuoco obbliga il ferro a prendere la sua forma. Ma perché parli di ferro e poi ci portami 30 tavoli di legno? Non ha senso. Vabbè. Termino qui la parte numero 6 del Let's Play di Anepic. Se vi è piaciuto cliccate quel pollice che punta verso l'alto. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima parte. Ciao ragazzi.